Quello che noi presentiamo ormai da 5 anni è InnovaAmbiente, la nostra piattaforma dedicata ai gestori della raccolta dei rifiuti in ambito urbano. Siamo alla 5ª partecipazione ad Ecomondo e ogni anno cerchiamo di presentare delle novità. Il nostro sistema sostanzialmente è un sistema integrato attraverso il quale i gestori della raccolta possono monitorare e controllare tutti i processi dall'avvio del cantiere, quindi dallo start-up, fino ad effettuare attività di monitoraggio della raccolta, che significa monitoraggio dei mezzi, monitoraggio anche dei conferimenti che vengono fatti dai singoli cittadini. Offriamo tutta una serie di servizi che naturalmente non si rivolgono solo al gestore, ma che riguardano anche l'utenza finale, quindi i cittadini, attraverso la messa a disposizione di un sistema, il nostro back office, che o con un'app o grazie alla gestione del numero verde consente al gestore di interagire in maniera più efficace con i cittadini. La novità che presentiamo quest'anno invece è una centrale operativa basata su tecnologia touch che consente al gestore di avere un monitoraggio non solo del ciclo di raccolta, ma anche di integrare tutta una serie di sottosistemi che possono essere sistemi di videosorveglianza, antincendio, lettura targhe e sistemi di antintrusione. È possibile quindi, semplicemente utilizzando il monitor, poter controllare su un singolo comune quelle che sono le utenze presenti in questo comune, quelli che sono stati gli svuotamenti effettuati nel mese di ottobre e quindi determinare, quindi avere una torta che ci consente di avere le percentuali di raccolta differenziate. Ma possiamo naturalmente andare anche a monitorare in tempo reale quelli che sono i mezzi coinvolti nel processo di raccolta, che siano spazzatrici o che siano compattatori, o anche le utenze che insistono su questo territorio, con quella che è la loro dotazione in termini di contenitori che gli sono stati forniti all'inizio del cantiere. E in ultima analisi anche gli svuotamenti che sono stati effettuati attraverso, diciamo, la lettura di quelli che sono i tag RFID, quindi queste antenne che identificano in maniera univoca il contenitore che è stato affidato alla singola famiglia o alla singola utenza commerciale. Ma in un sistema di raccolta ci sono tutta un'altra serie di servizi che vanno integrati, a partire dalla videosorveglianza. Quindi immaginiamo che un comune abbia allestito un centro comunale di raccolta e che in questo centro comunale di raccolta sia presente un sistema di videosorveglianza, siamo in condizioni di poter integrare il sistema di videosorveglianza e tenerlo sotto controllo. Quindi tutte le telecamere che insistono su quell'impianto possono essere tenute sotto controllo, ma non andando a fare ulteriori investimenti sull'hardware già presente, semplicemente integrandolo, quello che è un po' il concetto anche della Smart Cities. Ma uno dei problemi che magari riscontriamo in un sistema di raccolta in cui molto spesso si passa da una raccolta stradale ad una raccolta porta a porta è anche il fenomeno relativo all'abbandono dei rifiuti. E anche in questo caso siamo in condizione di proporre una soluzione che può essere una telecamera mobile in batteria che consente di verificare quelli che sono gli abbandoni. Il vantaggio di questo sistema è che quello che viene evidenziato è solo il fenomeno dell'abbandono, cioè nel momento in cui vi è un cambio di scenario, quindi cambia la scena perché qualcuno ha depositato un sacchetto, un ingombrante o qualcosa che va a cambiare quella scena, viene attivato, consente di tracciare l'evento e naturalmente operare l'azione sanzionatoria che deve essere effettuata in questi casi. Quindi il nostro obiettivo è quello sempre di integrare altri servizi in modo tale che l'amministrazione pubblica, piuttosto che il gestore della raccolta, abbia la possibilità di monitorare a 360 gradi tutto il processo, quindi non solo
il processo di raccolta, ma anche eventi, fenomeni come l'abbandono dei rifiuti, la videosorveglianza, l'antincendio. Chiudo mostrando anche la possibilità non solo di poter controllare il territorio, ma di poter effettuare anche un controllo a livello di singolo edificio. Quindi poter verificare in un singolo edificio quello che è il proprio sistema di videosorveglianza interna o l'antincendio, quindi l'integrazione di tutta una serie di sensori che sono presenti all'interno di un edificio che noi possiamo verificare anche a livello di singolo piano. Quindi in questo modo il nostro cliente o un'amministrazione pubblica può davvero avere sotto controllo tutto quello che ruota intorno a sé.